Quando sai per cosa ti batti, sai anche cosa devi fare. Parola di Kevin Costner a Roma per presentare nell'ambito della sezione Alice della città il suo Black and White, interpretato da lui e coprodotto insieme al regista Mike Binder, che affronta il delicato tema del razzismo. L'argomento del film è molto delicato, ha detto l'attore, io non pretendo di dare delle risposte. La pellicola, che vede tra gli interpreti a fianco all'attore il premio Oscar Octavia Spencer e la piccola Gillian Estelle, racconta la storia di un uomo disperato dopo aver perso la moglie e la figlia, che si trova a gestire le difficoltà che derivano dal crescere una nipote biraziale. Il mondo dell'uomo, già devastato dal dolore e dall'alcol, si complica quando la nonna della piccola chiede che la stessa venga affidata al padre, un drogato che l'aveva abbandonata subito dopo la morte della madre. La storia si snoda fra il dramma ed alcuni momenti divertenti che stemperano la tensione e aiutano a digerire un tema scottante che in America non accenna a placarsi. Costner ha così ancora una volta stupito cambiando genere cinematografico e dimostrando alla sua età di non sottrarsi alle sfide professionali che il suo lavoro gli impone. Quello che conta di più per il bell'attore, come ha dichiarato in conferenza stampa, non è di sicuro la professione, ma il fatto di avere una bella famiglia e soprattutto di essere padre. No. Non solo nonno.